È andato in arresto cardiaco dentro al centro commerciale Sette Ponti a salvargli la vita il tempestivo intervento del personale che lo ha defibrillato per ben tre volte. È successo questa mattina attorno alle 9.40 quando l'anziano si è cacciato a terra, era in arresto cardiaco. Immediato intervento del personale della struttura, dopo pochi minuti sul posto sono arrivati anche i sanitari dell'Asla che hanno stabilizzato il paziente e lo hanno portato. In codice rosso nel reperto di emodinamica del San Donato. Questa vicenda, ha dichiarato Massimo Mandò, direttore del servizio Emergenza-Urgenza, ci insegna e ci ricorda quanto sia importante la preparazione di tutti i cittadini alle emergenze che possono sempre accadere in tutti i luoghi. Da parte nostra continuiamo a specializzarci, a formarci e dotarci di strumenti sempre più efficaci all'avanguardia. Rimane però fondamentale la collaborazione del singolo cittadino che nei primi istanti di un malore o di incidente può fare la differenza tra vita e morte. Saper usare il defibrillatore, conclude, è il primo passo che ognuno di noi può compiere per intervenire in maniera risolutiva qualora si trovi nelle vicinanze di una persona colpita da arresto cardiaco.